Fondazione Ascoli ospita nel Day Center del Ponte i sindaci di Mercallo, Ternate, Comabbio, Vergiate e Varano Borghi. Lo spunto è il contributo raccolto durante la Gerbia e consegnato dal sindaco Andrea Tessarolo. Ma l'incontro voleva soprattutto estendere oltre i confini di Varese i principali obiettivi della Fondazione, che qui ha dato risposte scientifiche, empatiche, terapeutiche a bambini e ragazzi colpiti da malattie oncoematologiche e che oggi lavora a due traguardi: la ristrutturazione del faro in largo Flaiano, che darà ospitalità ai genitori, e le camere protette del quinto piano. Insomma, sono camere dove i bambini che hanno diciamo delle patologie immunologiche severe, immunodeficienti o dei trattamenti prolungati di chemioterapia, c'è necessità di isolare i pazienti, ricoverarli perché sono febbrili, perché sono in difficoltà, ma in ambienti protetti, esattamente con la terminologia che ha usato l'avvocato, ovvero con pochi contatti con l'esterno, ambientali, perché in quella fase qualunque germe è potenzialmente anche mortale, oseremmo dire.